mai pensato che uno dei migliori giocatori dell'NBA è cresciuto qua. Non puoi essere più lontano da Los Angeles. A Los Angeles non esistono le persone per strada, quindi questo già ci dice quanto sia difficile instaurare anche dei rapporti o quantomeno mantenerli. È stata un'adolescenza che nemmeno mia figlia, che oggi è adolescente, può vivere. Le sue radici erano certamente in parte americane, però le amicizie che lui aveva fatto qui per lui erano molto importanti. Ecco ancora Kobe Bryant, simpaticissimo mascotte. L'ho conosciuto che era un bambino e quindi per me è rimasto quel Kobe. Mi diceva, voi siete le ultime persone che hanno scelto di prendere un gelato con me perché ero Kobe, non Kobe Bryant. Beh, io sono cresciuto qui in Italia, allora sarà sempre un posto che sarà vicino al mio cuore, sempre. Kobe Bryant non era solo un giocatore. Rappresentava in particolare per noi che l'abbiamo conosciuto, ma anche per noi italiani, un orgoglio. Dell'Italia mi raccontava che è stato un periodo bellissimo per lui, dove mangiava benissimo. Mi piace molto la pasta alla carbonara, la lasagna non è male, gli occhi anche, mi piace negli occhi. Se devo dire che in quel momento avessi la percezione che sarebbe diventato il giocatore più bravo del mondo, no. Sei consapevole che potresti diventare un grande giocatore professionista come tuo papà? Speriamo. Kobe è tornato a Reggio diverse volte. Dopo il suo primo anno in NBA, nel 97, in maniera così molto molto improvvisa, siamo stati informati che sarebbe passato da Reggio. Ci siamo seduti in un bar, ci siamo mangiati un gelato, abbiamo fatto una passeggiata per il centro e nessuno lo ha fermato, nessuno lo ha nemmeno riconosciuto, penso. Quindi, insomma, credo sia stato per lui, ecco, un ritorno al passato e un ritorno a una normalità che non avrebbe più ritrovato. Con tutti gli amici abbiamo organizzato una serata in pizzeria. Noi ovviamente lo guardavamo, insomma, con gli occhi di chi un po' ha l'invidia per un ex compagno che è arrivato dove tutti nemmeno potevamo sognare di arrivare, cioè a giocare nei Los Angeles Lakers. Eravamo molto curiosi, gli abbiamo fatto, ricordo, tante domande sulla vita e sullo stile di vita di un giocatore NBA. Lì credo che fosse ancora il Kobe ragazzino che avevamo salutato qualche anno prima. E poi ovviamente una serata non potevo non invitare a casa dei miei genitori. All'epoca chiaramente io avevo 20 anni e vivevo con i miei genitori e abbiamo organizzato una cena a base di prodotti tipici reggiani. Cosa vuol dire? Io prendo sempre mentre mangio. Siamo focalizzati sul passare semplicemente del tempo insieme con un ragazzo che poi sapevamo benissimo sarebbe ripartito ed era proiettato verso un futuro grandioso, quindi sarebbe stato sempre più difficile avvicinare ed avere vicino. E quindi ci siamo goduti questi giorni insieme come se il tempo non fosse mai passato, ecco. Io non c'ero, io ero a Padova e quindi ho detto, peccato, però avevo il mio esame. E anch'io sapevo che la mia strada era altra. Quel momento ho pensato semplicemente, boh, ci saranno altre occasioni. Il fatto che lui non solo abbia vissuto in Italia, ma abbia vissuto tanta Italia, no? Perché Pistoia, Reggio Emilia,
Reggio Calabria, cioè sono città anche molto diverse fra di loro e quindi anche tanti tipi di umanità differente. Sicuramente c'era tanto di Italia in Kobe.